Alt, alt. Fammi inquadrare, ok. San Siro in vendita, no? Valutato 70 milioni, questo dal sindaco Sala del PD, è tutto sport che è molto birichino, sebbene sia falso, subito per vendere qualche copia in più. Ideona, chi cazzo è il responsabile editoriale? Dice, fa uscire rumor. La Juventus interessata a comprare San Siro. La Juventus a Milano. Comprare San Siro. Dai. Siamo seri? La Juventus. Torino. Che andrebbe a Milano a comprare lo stadio. E subito, no? Questo articolo l'ho letto su calciomercato.com. Subito si rilancia l'idea, ma se tutto ciò fosse vero, allora se ciò, cioè che veramente San Siro fosse in vendita è esterni del Milan dell'Inter. Si rilancia l'idea che forse Moratti o Berlusconi potrebbero comprarli anche per far giocare solo le vecchie glorie del Milan dell'Inter. Quindi tutto un discorso di business, sai, lama, corda per ricordarsi effettivamente i bei tempi andanti. Ma stiamo scherzando? Cioè la questione stadio va approfondita e analizzata per marketing, storia, la scala del calcio, per 10 milioni di motivi, ma non certo. Fra tutte le ipotesi più plausibili, quella più indefinita, lontana, impossibile, è quella effettivamente di che la Juventus compri San Siro. Ma vaccia per Atla, Juventus, Milano, San Siro, ma va, va.